Questa è la seconda realizzazione che come Camera di Commercio, assieme ad Action Sharing e al gruppo delle imprese che si occupano di robotica in provincia di Torino, facciamo di un'opera d'arte, di un'opera di un artista selezionato con un regolare concorso internazionale che coniuga appunto l'arte e le nuove arti contemporanee con la tecnologia. Perché a noi come Camera di Commercio, che siamo la sede cui tutte le imprese della provincia di Torino sono iscritte, interessa soprattutto mettere in evidenza le capacità tecnologiche delle nostre aziende, che in questo caso si sono sfidate, hanno vinto una vera sfida a realizzare qualcosa di molto complicato e difficile, però lo hanno fatto coniugando appunto software, hardware e tutte le competenze che sono presenti nel nostro territorio. Vorremmo poi anche, come è già stato fatto con la precedente realizzazione, che questa non diventasse un'opera fine a se stessa, ma potesse girare il mondo proprio per far conoscere le competenze artistiche ma anche tecnologiche del nostro territorio. Action Sharing, progetto ideato dall'Associazione Culturale The Sharing, progetto di ricerca applicata che cerca di creare un ponte tra l'arte, le nuove tecnologie e le imprese del territorio, è giunto alla seconda edizione. Questa seconda edizione ha avuto la particolarità che è partita da un concorso internazionale dove hanno partecipato vari artisti multimediali che si occupano di sperimentare campi robotici all'interno delle arti e dei nuovi media. Il vincitore della seconda edizione di Action Sharing è stato Suguru Goto, presentata da un'interessante giuria internazionale formata da Massimo Banzi, Bruce Sterling, Andrea Tonoli e Federico Desario e presidente Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio, sponsor ufficiale e promotore dell'iniziativa insieme all'Associazione Culturale The Sharing. Il bando di concorso che abbiamo lanciato lo scorso anno è stato molto interessante e molto stimolante perché è partito da un progetto sincretico realizzato con il laboratorio interdisciplinare di meccatronica del Politecnico di Torino, nel quale chiedevamo agli artisti di lavorare con questi voice coil, con questi attuatori che sono strumenti che il laboratorio sta sperimentando nelle ricerche meccatroniche che sta sviluppando all'interno di ricerche più caratteristiche della ricerca industriale. In questo caso il bando è stato molto stimolante per gli artisti in quanto queste particolari tecnologie venivano impegnate in campo artistico. Possibilità di far dialogare innovazione, arte e imprese del territorio è partito fin dalle esigenze del bando di concorso presentato agli artisti. Suguru Goto è stato, secondo la giuria, l'artista che più ha risposto in forma complessiva alle esigenze dettate dal bando. Come gruppo di lavoro del Politecnico di Torino abbiamo seguito Suguru, come già avevamo fatto con Moto per l'orchestra meccanica, cercando di trovare delle risposte numeriche o comunque ingegneristiche a dei problemi che sono nati nel campo dell'arte. Quindi il processo è iniziato con tutta una serie di domande che siamo dovuti porci e di piccoli esperimenti che abbiamo fatto per cercare di dare un senso a quello che doveva essere il risultato finale. Qualcuno tra di voi riconoscerà nelle macchine delle forme, degli attuatori o dei dispositivi che ha già visto in altre applicazioni, perché alla fine sono delle applicazioni molto simili a quello che si vede nell'industria o nelle applicazioni audio, quindi di amplificatori audio o di altoparlanti audio. Non sono esattamente quelli, non è stato così semplice capire esattamente di quale taglia dovessero essere per ottenere l'effetto voluto. Quindi il lavoro è stato fatto anche con apparecchiature più costose di queste, che poi chiaramente non potevano essere portate in giro, per poi portare alla scelta dei componenti commerciali che Suguru adesso maneggia con molta più confidenza dopo tutte le prove che ha fatto.